Anna, mi hai scordato un mito alla casa. Guarda, certe volte signora capi cazzo. E tu mo l'ha capito? Mica cai, menja. Babbuona. Si è sempre stata una capicazzo. Poi a scuola non ne parliamo proprio. Ma che la prima elementare la tieni? Pure cazzo. Ci ha messo 10 anni per tagliare. Ma comunque seriamente. Oh, me. Stamma a sé. Da lì papà mo catrasimo. Tu parlo italiano, bello pulito. Un fatto a te. Non ne faccio. E mi raccomando, scialate. Se me sciamo. Aga, chi se da ricchia? C'è permesso? Buonasera. Con salute siete vestito proprio elegante. Grazie, ma l'invito, scusami. A me l'invito non mi è stato inviato tramite postale. Ma noi lo abbiamo inviato. E allora come ci conziamo? Mi faccia vedere un documento e poi vedremo come fare. Comunque sono di Cosenza. Spero non sia un problema. Problema no, ma vorrei vedere il tuo invito. Allora, mi sono scordato l'ammito alla casa, ma se tu mi fai giacire ti giuro che andiamo nel bagno e tu chiamalo culo. E tu chiamalo culo, tu giuro, Voglio anche il cetriolo. eh. Vuoi cetriolo? Sì, già saprò meglio. Ma siccome ho scordato l'ammito alla casa e non posso giacire, magari, fra, me ne vai. No, no, ti prego, unisciti al nostro tavolo, per favore. Sei proprio una persona di culo. Ehi, core. Vi presento un giovane dalla grossa personalità che mi ha penetrato l'anima e mi ha riempito di speranza, ecco. Vi presento il nostro generale Surkhia Melo. Chiedo scusa, ma Surkhia è un cognome familiare o un titolo? Da 7 generazioni. Beata Mia Madonna. ignoranza. Vabbè, io l'italiano me lo sono sempre insegnato e comunque è meglio ignorante che piccione. Cortesemente potrei avere l'attenzione di voi tutti? Sono sicura che il nostro amico di Cosenza ha avuto bisogni poco spirituali in una chiesa. Hai defecato lì, vero? Purtroppamente mi accoto una volta e mi trovavo vicino alla chiesa. Come dice il mio catalano, se senti puzza e non è legato, probabilmente ti sei coacquato. Allora era lei quello che chiamavano zozzo. Madonna, che truazzo! Lei fa schifo. Lisandra basta, ha soltanto digerito. Ah, quella volta mi ha fatto venire da vomitare. Nella chiesa ho coacquato così tanto perché stavo governando i miei cavalli e a un certo punto mi sono messo a favuggiare gli scifi. Ah, veramente? Perché non finisci di raccontarlo? Una volta andavo girulando con uno moccaturo annudicato alla capo ed ero conosciuto da tutti come Zozzo. Questa maschera, signor Papo Biagio. Avanza, la faccio qua. Anzi no, là. Ma chi siete? Yonna che cavaggio. E manca la padrona che sia. Beh, e tu non hai visto che ciuccia che tieni?
mesi fuoio, ma l'ultima che hai fatto mi ha bruciato i cagli del culo. Perdonami per tutti i miei peccati, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Un respira. Ma li scusa padre, ma mi stai cagando proprio sotto. Il bagno è otturato, ma non ti preoccupare. Abbiamo chiamato l'idraulico, arriverà a momenti. Un frigo a minghi, mi stai cagando sotto. Mi serve un cesso, ha capito? Andiamo. Vado a prendere la carta igienica. Moon so bright, night so fine. Keep your heart here with mine. Life's a dream. We are dreaming. Face the moon.